Assessore Scavuzzo, quest'anno il Comune partecipa in maniera più intensa a questo appuntamento Meet Me Tonight con le scuole civiche e anche il Conservatorio? Sì, diciamo che c'è un rinnovato impegno perché è una storia che si consolida. Sicuramente abbiamo voluto metterci al servizio dell'organizzazione di questa edizione del Meet Me Tonight con una energia e con una anche voglia di riuscire a trovare gli spazi per valorizzare il contributo del Comune. Quindi c'è stato un contributo degli uffici che hanno accompagnato il percorso di realizzazione di questa proposta, devo dire con un palinsesto particolarmente interessante, ma anche un po' il desiderio di trovare come poter raccontare la scienza con l'arte, con la musica, con il cinema. Si parlerà molto di fake news, oggi è stato citato l'esempio dei vaccini, lei qualche giorno fa ha detto che c'era ancora da chiarire 300 posizioni, c'è qualche novità da questo punto di vista? Non delle novità se non la conferma rispetto a quello che è un po' il ragionamento che stiamo impostando, quindi l'attenzione a garantire l'accesso ai servizi, a rispettare i diritti di tutti, ma a non lasciare che ci siano dei posti vuoti e dei bambini che invece vorrebbero occuparli. Professor Galli, ci spiega quali sono le novità di quest'anno nell'ambito di Meet Me Tonight, gli appuntamenti principali al museo? Ce ne sono tantissimi, ci sono più di 35 incontri, ci sono oltre 150 relatori, due mostre, 17-18 attività interattive diversificate. Spiccano, se vogliamo essere sintetici, due cose molto importanti. Una è alle 17 l'incontro che organizza RAI nell'ambito del PRI Italia sul tema delle fake news in un convegno internazionale in cui viene ampiamente discusso il tema di come le notizie false in ambito scientifico debbano essere approcciate in modo serio e corretto, e un secondo che è molto museale invece alle 18.30 quando presenteremo il nuovo telescopio, nuovo nel senso di allestimento, il vecchio telescopio rinnovato e restaurato a Reps-Mersol di Schiaparelli, Mersol-Reps-Mersol di Schiaparelli, che ritorna a essere visto in tutta la sua bellezza, in tutta la sua anche importanza dimensionale, un oggettone di 7 tonnellate lungo più di 7 metri e che racconta di una storia molto importante della nostra scienza, della scienza italiana con Giovanni Virginio Schiaparelli che osservò Marte per la prima volta come pianeta e non soltanto come punto luminoso che si muoveva nello spazio e diede anche inizio al mito dei marziani e all'idea, se vogliamo, del genere letterario della fantascienza. Naturalmente tutti questi incontri che durano dalle 18 circa alle 24 circa al Museo della Scienza vedranno anche aperti i laboratori con attività, con iniziative diversificate, quindi aspettiamo tutti quelli che avranno piacere di venire con grande entusiasmo perché è uno dei momenti in cui Milano mette a disposizione la frontiera della ricerca con i cittadini e con la loro volontà di essere, di avere una cittadinanza scientifica. Di scienza lei ha anticipato anche un appuntamento, quello del 7 di novembre, che quello sarà il G7. L'ho buttata là, ma la vedremo. 7 della salute. Ci sarà il G7 della salute, sì, i primi giorni di novembre. Siamo arrivati alla sesta edizione di questo appuntamento con la scienza. Facendo un po' un bilancio di questi anni, che contributo ha dato questo appuntamento allo sviluppo della scienza a Milano? Io credo che abbia dato un contributo più che sullo sviluppo della scienza, perché quello segue delle vie diverse, nella direzione di una conoscenza da parte dei cittadini di che cosa significa fare ricerca, che cos'è il mondo della ricerca, di quello che fanno i nostri ricercatori, in modo quindi per valorizzare quello che fanno i nostri ricercatori e poi anche un modo per raccontare l'importanza del metodo scientifico nell'analisi della realtà e quindi anche nelle scelte quotidiane, individuali e collettive che siamo chiamati a fare in diversi campi del nostro vivere. Credo che il risultato sia buono, nel senso che mi sembra che sia un'iniziativa ormai entrata un po' nelle corde della città, è un'iniziativa che si inserisce in un progetto europeo, quindi che coinvolge tantissime altre città. Ho l'idea che nel futuro si debba probabilmente anche ripensare alla formula rendendola
qualche maniera più stabile, con più continuativa, diciamo. Ecco. Milano servirebbe un luogo di divulgazione scientifico permanente, o c'è, o magari un po' troppo frammentato? Qual è la sua opinione? A Milano ci sono già delle sedi in cui questo avviene. Il Museo della Scienza e della Tecnica è uno di questi, ma anche gli altri, la rete dei musei è anche questo. Io credo si possa completare forse con qualche iniziativa nel campo della medicina, della salute, perché non abbiamo un tematico su questi temi e credo che proprio in termini di informazione ai cittadini questo sia un campo fondamentale invece, perché investe davvero una parte importantissima della nostra vita. Ecco. Aveva proposto il numero chiuso per le materie umanistiche, però c'è più scarsità di laureati, soprattutto in materie scientifiche, mancano insegnanti anche da questo punto di vista. Perché secondo lei? Io credo che derivi proprio da un'impostazione, insomma, di fondo della nostra scuola, del nostro sistema scolastico, che ha forse un po' trascurato i temi scientifici, quasi relegandoli costantemente a un motivo di tipo tecnico. La ricerca non è la scienza non è la tecnica, sono due cose differenti, naturalmente legate tra loro, ma il contenuto scientifico nell'educazione è un contenuto, io credo, almeno altrettanto rilevante quanto quello umanistico. Non vorrei essere chiaro, non è una battaglia tra, in nessun modo, ma è proprio la capacità di raccontare il contributo di conoscenza che danno le scienze non umanistiche, le scienze della vita, alla crescita individuale e collettiva della società. Questo è uno sforzo che secondo me va fatto, su cui bisogna insistere, poi ci sono altri elementi di contesto che non posso affrontare qui, ma credo che sia importante smetterla con questa dicotomia umanisti, scienziati. Ciascuno di noi dà un contributo alla conoscenza, ovviamente con i modi e le competenze che gli derivano dalla propria esperienza personale. Ultima domanda, non ci sarà battaglia ma competizione sì, ieri si è giocata una partita importante, una tappa importante dell'EMA a Bruxelles, sia il sindaco di Milano che il governatore Maroni hanno detto un dossier, più di così non potevamo fare al top, però non devono prevalere delle logiche geopolitiche. Qual è la sua sensazione da scienziato, da medico da questo punto di vista? La mia posizione è che diciamo il mondo che doveva farlo, il mondo della ricerca, il mondo politico ha fatto quello che doveva fare. Onestamente io credo che la candidatura di Milano sia assolutamente difendibile dal punto di vista scientifico da un lato e poi di contesto. Non sono così sicuro che questo sia sufficiente, nel senso che le dinamiche poi di decisione a livello europeo sicuramente terranno conto anche di altre logiche. Quindi, che tema di più, qual è la logica che teme di più lei personalmente? Geopolitica, insomma, una distribuzione secondo appunto, che peraltro è uno degli elementi che la stessa Commissione Europea ritiene debbano entrare in gioco in questa partita. Adesso magari sono un po' di parte, ma davvero la candidatura di Milano è, insomma, totalmente difendibile.